È in salita la strada per arrivare a Palazzo Berlaimont, sede della Commissione europea, per Manfred Weber, tedesco candidato ufficiale del PPE. Almeno apparentemente si è ritirato un avversario temibile, il capo negoziatore per la Brexit, Michel Barnier, che ha confermato il sostegno al tedesco. Ma il sistema degli Spitzenkandidat, i candidati di punta dei partiti politici, è stato depotenziato e sconta l'opposizione forte del presidente francese Macron e dei liberali, cruciali per formare una maggioranza. È questo il motivo per cui Weber è venuto a cercare il sostegno dell'Italia, offrendo al nostro paese un posto di commissario economico, nella persona del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Se Weber non riuscisse a raggiungere la commissione, l'alternativa è la presidenza del Parlamento. Ma al momento il risico è ancora sotto traccia. Si attende l'assemblea del 2 luglio per capire bene. Per la prima volta nella storia dell'Unione, PPE e socialdemocratici non hanno la maggioranza insieme. L'interesse più importante per l'Italia è comunque non avere un governatore della BCE tedesco come successore di Draghi, mentre è praticamente ininfluente l'alto rappresentante della politica estera. Difficile l'Italia abbia un interesse per la presidenza del Consiglio, che potrebbe andare a un paese di Visegrad.